sociolineo le parole del nostro sindaco, e il quale ha espresso quanta soddisfazione ci può dare il feedback, il risultato di due edizioni, e siamo qui ad avviarne una terza. E, nel ricordare un po' quello che è stato il nostro percorso di questa collaborazione, il sindaco ricorderà, come tutti noi ricorderemo, che ci siamo avviati in un momento storico che, sia dal punto di vista planetario che territoriale, insomma, eravamo piuttosto compressi: la fine della pandemia e la fine dell'alluvione, e l'inizio anche a livello di geopolitica di momenti molto inquietanti. Insomma, nonostante tutto quello che è accaduto, iniziare a avviare qualcosa di totalmente nuovo, che significava poi andare a dare una risposta che magari nella comunità questa esigenza già c'era, però arrivare a creare una stagione concertistica, consolidarla e farla già diventare in qualche modo una tradizione giovane ma di successo, beh, direi che questa è una sfida che abbiamo potuto portare avanti credendoci. E quindi il mio motto questa volta è tanto ottimismo e molta gratitudine. Ottimismo tanto, perché alla fine abbiamo visto che quando più si è compressi, più bisogna rispondere con messaggi totalmente diversi e contrastanti. Vedere che la sala è stata gremita non soltanto da un pubblico che magari da anni era abituato a spostarsi nei vari siti dove c'erano stagioni concertistiche di vecchia tradizione, ma abbiamo visto una sala grande del Teatro La Fenice, gremitissima, di giovani e giovanissimi. Questo per noi è stata, diciamo, una sfida trasversale, ma che cosa abbiamo avuto dalla nostra parte? Abbiamo avuto la voglia di creare qualcosa che fosse proprio, come dire, proprio adesso che non bisognerebbe fare nulla perché in qualche modo viene meno l'entusiasmo, noi lo rafforziamo. Ed è stato contagioso per tutti, lo vediamo nel comitato promotore di questi docenti, che poi prima di tutto va detto che sono musiciste loro stesse e quindi in primis possono comprendere che cosa significa non solo essere artista, perché lo vivono loro stesse, ma anche potere trasmettere e ricevere l'importanza di un'educazione musicale che non dovrebbe essere negata a nessuno. Quindi questo fine didattico c'è all'interno della stagione. Quindi generazioni che parlano del futuro, allora noi vogliamo essere ottimisti anche per il futuro, sindaco. Vogliamo continuare con questo tipo di entusiasmo, perché l'anno scorso avevamo anche la sfida di in qualche modo rinnovare il successo, no? Perché un anno può essere un caso, la novità, ma ribadire al secondo anno significa metterci il doppio delle forze, il doppio dell'impegno, e ormai arrivati al terzo anno possiamo dire grazie anche a tutte quelle nuove relazioni che si sono allacciate all'interno della comunità, si sono allacciate, abbiamo visto, col comitato promotore, si sono allacciate con gli stessi artisti, perché quando il maestro Mondel ci parlava di artisti importanti che loro stessi, quando sentono stagione concertistica Teatro La Fenice Senigallia, loro stessi lo interpretano e percepiscono come un palcoscenico, un palco importante per la loro carriera. Ma è giovanissima questa tradizione che abbiamo avviato, quindi quando sentiamo che c'è entusiasmo nel venire e che c'è proprio il desiderio di dare, di spendersi fino in fondo, e nel riferire il maestro che rimangono estasiati nel vedere che non è solo un pubblico seduto, ci sono i giovani. Quando ci sono i giovani, veramente è qualcosa di atipico in un mondo di nicchia come la musica classica, perché poi è vero che ci sono offerte trasversali che riguardano il coinvolgimento della famiglia, come abbiamo visto ha avuto grande successo anche il convocare, no? Tutta la famiglia che magari è a pranzo, sta terminando il pranzo di Natale, ma dice: facciamo presto perché alle 5, 5 e mezza andiamo tutti in teatro e continuiamo a festeggiare il Natale in quel modo. E questo significa quindi che hanno assorbito e inglobato anche questo tipo di abitudine, perché è stato pienissimo sia nella prima che nella seconda edizione. E quindi gratitudine, grazie all'amministrazione comunale di Senigallia, perché, ripeto, avviare tutto questo sulla scia di eventi più o meno favorevoli, è comprensibile e in qualche modo facile, ma avviare tutto questo in un momento in cui diventa anche difficile fare passare questi contenuti, perché c'è veramente
una condizione psicologica di grande difficoltà, di grande disagio, e quindi poi il comune ha deciso anche di fare un investimento. Quindi questo per me significa oggi, motto dell'Associazione Culturale Muse, oltre a un grande ottimismo, tanta, tanta gratitudine verso tutti quelli che hanno reso possibile oggi questo risultato, che voglio dire, poi già nella cartellonistica che sarà presente nella città, colpo d'occhio chi passa può vedere che insomma accompagnerà il cittadino senegalese a cominciare, quindi è una proposta di calendario ampia, non è solo qualità, ma anche ampia da un punto di vista temporale, perché si avvia con l'autunno, procede con l'inverno e va avanti sino a primavera, quindi questo Copre significa per poi stagioni. per chi desidera fidelizzarsi anche con la formula dell'abbonamento e investire su qualcosa che insomma lo accompagna nella vita, insomma, di tutte le 3 stagioni, che sono quelle che diciamo rispetto alla Senigallia che d'estate vive il momento di maggiore clamore, significa comunque Viati continuare come l'estate. a credere in uno che ormai possiamo dirlo con soddisfazione, sindaco, dottoressa, in uno dei assessore, in uno dei appuntamenti di punta della vita culturale della città.